altro software che si trova spesso come prerequisito è Git. Questo è il sito ufficiale. Git è stato sviluppato inizialmente da Linus Torvald, lo stesso che ha sviluppato Linux. Git serve per gestire progetti, lo sviluppo di progetti software portati avanti da team di persone, quindi con un apporto di molte persone contemporaneamente sullo stesso nucleo di programmi. Serve anche per installare software, ovviamente. Se andiamo nella parte di download, vediamo che è disponibile per Mac, per Windows e per Linux. Per Linux ci sono tutte le istruzioni per le varie versioni di Linux. Per Mac ci sono le istruzioni, vedete. Per Windows occorre invece scaricare un file eseguibile. Una volta scaricato il file, lo si esegue, si apre questa finestra, basta dare l'assenso per iniziare l'installazione. Verifica la esistenza di un'eventuale versione precedente e la disinstalla per poi procedere con l'installazione della nuova versione. L'installazione è stata completata.